Un report di consenso delle società scientifiche sia americane che europee per lo studio del diabete pone l'accento sui cambiamenti che sono avvenuti e stanno avvenendo nella gestione dei pazienti con diabete di tipo 1, sia per quanto riguarda la possibilità di un monitoraggio continuo della glicemia e quindi di questi pazienti, sia di nuovi parametri che potrebbero essere affiancati all'emoglobina glicata, che in genere viene considerato come parametro di riferimento, ma anche per quanto riguarda l'utilizzo dei nuovi analoghi basali che servono soprattutto per scongiurare il rischio di ipoglicemia. Cerchiamo di approfondire meglio questi argomenti con la professoressa Concetta Irace. Salve professoressa, grazie di essere qui con noi, Buonasera. Grazie che è professore di scienze tecniche applicate alla medicina all'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Allora, professoressa, dicevamo che per un controllo ottimale della glicemia bisogna cercare di scongiurare quello che poi può essere complicanze anche del diabete che possono impattare fortemente sui pazienti. Ci sono dei nuovi parametri che tra l'altro sono stati inseriti anche in queste nuove consensus e linee guida. Ecco, partiamo un po' col precisarli, col capire cosa sono. Cosa si intende per time in range nel monitoraggio continuo della glicemia in tempo reale e quanto è importante considerare questo parametro nella pratica clinica quotidiana? Soprattutto c'è una soglia, si parla del 70%. Ora, è raggiungibile questa superiorità al 70%? Ci faccia capire meglio questi concetti. Grazie, grazie mille per la sua domanda. Sì, effettivamente questo time in range è un nuovo parametro che sia noi diabetologi stiamo imparando ad utilizzare un po' di più nella nostra pratica clinica, ma devo dire che anche i pazienti stanno imparando a conoscere un poco di più. Ed è una percentuale, come giustamente ha detto lei, che indica il tempo che noi passiamo nel corso delle giornate in un intervallo di glicemia ottimale. E quello che le consensus ci suggeriscono, ovviamente quando noi curiamo i nostri pazienti, è di raggiungere un valore che sia uguale o superiore al 70%. Per quale motivo? Perché si è visto che le persone che hanno più del 70% dei valori in un intervallo ottimale sono delle persone che poi non hanno delle complicanze del diabete, quindi stanno meglio, ma non solo, vivono meglio. Questa è la cosa anche più importante, perché la qualità di vita praticamente migliora se noi utilizziamo in generale un sensore, ma soprattutto se il paziente attraverso questo sensore può continuamente controllare la sua glicemia. Che venisse fuori un parametro come il time range era quasi obbligatorio e noi siamo ben contenti che ci sia stata questa consensus. Per quale motivo? Perché i sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia generano un valore continuamente, ogni minuto, ogni 5 minuti. Per cui, diciamo, per noi era importante capire come interpretare questi dati messi tutti quanti insieme. Quindi, grazie a questa consensus, noi adesso sappiamo esattamente cosa fare. Professoressa, lei ha partecipato a un recente studio, i cui dati sono anche in fase di pubblicazione, che è uno studio internazionale, lo studio SAGE, che ha coinvolto paesi europei e anche l'Italia. Ecco, cosa ci indica questo studio? Cosa ci indicano, i risultati principali, e che impatto potranno avere anche sull'utilizzo della tecnologia questi risultati? Sì, questo è stato veramente uno studio interessante, una bella esperienza perché si tratta di una fotografia vera e propria della realtà italiana, di pazienti con diabete di tipo 1 di varia età, quindi più giovani e anche meno giovani. Praticamente abbiamo imparato tante cose da questo studio, che in Italia le cose vanno bene per quello che riguarda la gestione del diabete di tipo 1, ma soprattutto che i nostri pazienti sono molto performanti, nel senso che al di là del fatto che utilizzano di più la tecnologia rispetto ad altri paesi, non solo europei, ma anche pa paesi, per esempio quelli latinoamericani o anche asiatici, e questo ovviamente rappresenta
diventa un vantaggio, io direi, ma soprattutto quello che emerge è che i pazienti la fanno usare questa tecnologia, cioè interagiscono continuamente giorno per giorno, modificando anche la dose dell'insulina in base a quelli che sono i messaggi che per l'appunto arrivano da questa tecnologia, perché è importante, cioè la tecnologia sicuramente ci ha consentito di fare un passo in avanti enorme nel ottenere degli ottimi valori di glucosio e anche di emoglobina aggregata, ma bisogna saperla utilizzare. Ecco, un aspetto importante da non trascurare è il rischio di ipoglicemia nei pazienti appunto diabetici con diabete di tipo 1 soprattutto. E i nuovi analoghi basali sono adatti proprio a cercare di ridurre questa problematica. Cosa pensa dell'utilizzo di questi farmaci, considerando soprattutto anche la possibilità di una sinergia che ci può essere, considerando il controllo continuo, il monitoraggio continuo della glicemia e i sensori e l'utilizzo di questi analoghi per avere poi un controllo ottimale del diabete? Guardi, posso dire che proprio questa esperienza dello studio ha un po' rinforzato quelle che erano le nostre idee, le nostre convinzioni, e cioè fortunatamente in Italia c'è un largo utilizzo di queste insuline che lei per l'appunto menzionava precedentemente, che vengono definite come insuline di seconda generazione e che hanno il grosso vantaggio di garantire un buon controllo della glicemia con un minor rischio di ipoglicemia rispetto ovviamente alle insuline di prima generazione. Quindi questo studio ci ha fatto proprio capire con i numeri alla mano che queste insuline sono molto utilizzate e i pazienti ovviamente si spingono anche di più, diciamo, nella titolazione dell'insulina. Cosa significa titolare insulina? Significa aumentare o anche ridurre il mio dosaggio dell'insulina in base ai valori della glicemia. E quindi lei capisce che io ho questa titolazione, la posso fare molto più agevolmente se ho un sistema che mi consente di controllare proprio continuamente nel corso dei giorni l'andamento della mia glicemia. Quindi la combinazione, come giustamente diceva lei, la sinergia tra questi due elementi, uno che è un farmaco e un altro invece che è uno strumento tecnologico, ci consente quindi di garantire un raggiungimento degli obiettivi glicemici, che rappresenta il primo target, ma soprattutto di far sentire più sicuri i nostri pazienti nella gestione quotidiana della malattia. Professoressa, un po' già ce l'ha accennato che il paziente in realtà si informa ed è, riesce a utilizzarle bene queste nuove tecnologie. Ecco, secondo lei però è importante continuare, diciamo, a informare i pazienti, a renderli partecipi anche di questi nuovi parametri, delle tecnologie e soprattutto per cercare di avere una compliance ottimale e raggiungere i target, dare sempre maggiori informazioni in merito a questi parametri? Guardi, direi ancora di più di prima, nel senso che la scarsità, no, di informazioni che potevamo avere, soprattutto dei pazienti che fanno insulina e che utilizzavano il monitoraggio glicemico tradizionale, quello sulla gocciolina di sangue per intenderci, limitava anche un po' il nostro intervento e lo rendeva anche difficoltoso, perché dovevamo un po' inventarci delle cose per far capire al paziente quelle che possono essere delle situazioni critiche che si possono verificare nel corso della giornata. Adesso ovviamente noi glielo facciamo vedere, perché c'è fortunatamente tutta una grafica molto chiara che sottende poi lo scarico di questi dati. Attraverso questa grafica noi interagiamo molto di più con i nostri pazienti, quindi il processo di educazione è semplificato da un certo punto di vista, è cambiato e probabilmente anche intensificato, nel senso che abbiamo più cose da dire al nostro paziente. Per cui sì, dobbiamo strutturare in maniera diversa il processo di educazione, che sia del paziente stesso, per esempio del genitore o del caregiver, quando il paziente non è in grado di intervenire direttamente nella gestione della malattia. Però direi che questi sistemi da una parte semplificano, no, anche il processo di interpretazione e quindi di conseguenza la modifica terapeutica che noi dobbiamo suggerire al nostro paziente. Quel tempo che noi salviamo e che risparmiamo lo possiamo invece impiegare in maniera più proficua proprio per educare e rinforzare alcuni concetti.